Cari ragazzi, oggi è un giorno triste per il calcio, ma prima o poi era inevitabile perché Pelé era malato di tumore al colon e quando sei malato hai questa brutta malattia, prima o poi finisce a Camposanto, è inutile, può essere ricco, poi avanti c'è anche una certa età, quindi la resistenza non è uguale a quella di un giovane, diciamo, anche se cambia poco o nulla, perché durante queste malattie puoi essere giovane, vecchio, quando vuoi tu, ma non ne scampi purtroppo. Ci lascia Pelé a 82 anni, era l'idolo di mio padre, era l'idolo di mio padre insieme al grande Gianni Rivera. Insomma, detto questo, grande Pelé è stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio, il primo grande campione fuori classe, più di Puskas, più di Di Stefano, ha lasciato qualcosa anche nell'immaginario collettivo, pure la gente che non sapeva un cazzo di calcio, dicono Pelé è grandissimo, ha fermato addirittura una guerra per vedere la partita di Pelé, addirittura. Immaginiamo un po' a che livelli stiamo. Detto questo, ragazzi, detto questo, che dirvi? Pelé è stato uno dei più grandi campioni, 1000 gol ha fatto, anche se questa cifra è un po' gonfiata, non è, c'è la statistica, 1800 comunque ne ha fatti. Ha vinto 3 mondiali, ha vinto tantissimo col suo Santos, ha fatto la storia del Brasile, il calcio mondiale. Adesso insieme a Maradona, almeno si augura che sia insieme a Maradona a giocare a calcio, a parlare di pallone, questi qua, sicuramente è lassù, spero almeno, ma sicuramente è stato uno dei più grandi, ha lasciato una traccia indelebile nella storia del calcio, questo sì, poco ma sicuro, nella storia ci è rimasto questo io invidio di questa gente, questa storia rimane nel calcio, non so, nessuno è eterno a questo mondo, però questa gente le lascia un'impronta significativa nella storia e verranno ricordati, mentre un povero Cristo come me, come noi. Una volta morto, forse tocca vedere se i nostri parenti ci ricordano. Tocca vedere. Detto questo, ragazzi, vi auguro una buona giornata, buone cose. Forza Pelé, forza Orei, grande Orei. È stato uno dei più grandi.